راح نلعب دلوقتي ان شاء الله. Fatto perché ha scritto questo infatti ha scritto questo libro che si intitola Antropologia dell'olfatto. Abbiamo qui Alessandro Portinaio che lavora alla conservatoria delle cucine mediterranee che ha sede qua a Torino e tra le altre cose ha realizzato dei gemellaggi tra delle realtà commerciali, in particolare il mercato di Porta Palazzo con altre realtà che hanno sede a Marsiglia e a Barcellona. Di solito quando si parla di alterità la prima cosa che ci viene in mente è la differenza di colore nella pelle e quello sicuramente è il primo marcatore sensoriale che viene usato nei discorsi razzisti. Poi c'è il linguaggio, quindi un marcatore uditivo. E secondo, sicuramente anche questo più conosciuto, un terzo marcatore che compare meno a livello di rappresentazioni pubbliche, ma che in realtà poi si trova molto spesso nei discorsi, anche negli scritti di personaggi che hanno portato avanti in discorsi di questo genere, è proprio il marcatore olfattivo, cioè la constatazione di un odore che in qualche modo ci dà fastidio, ci è estraneo. Ci crea repulsione. Proprio questa repulsione che appare così viscerale rispetto agli odori cattivi, agli odori che non sono comuni, può sicuramente diventare un modo per disegnare dei confini tra noi e l'altro. No? L'idea di un odore sgradevole va a colpire l'idea profonda di mancanza di moralità, di mancanza di pulizia, che non è solo una pulizia fisica, ma anche una pulizia appunto morale, e va quindi a creare un connotato di distanziazione molto forte. Nel momento in cui io avverto un odore sgradevole e tento ad allontanarmi. No? Questo discorso appunto è abbastanza comune vedere in questo genere di discorsi un passaggio da una categoria percettiva, che è quella dell'olfatto, a una categoria morale, che è quella del giudizio, quindi chi puzza, chi ha un odore sgradevole è immediatamente connotato anche dal punto di vista morale, perché se puzza evidentemente è perché ha uno scarso igiene, quindi sei più vicino all'animalità, o perché, altro tipo di spiegazione, perché in realtà l'odore sgradevole ti arriva da dentro, magari puoi anche pulirti, puoi anche lavarti, usare tutti gli odoranti tamponi, ma alla fine questo odore di marcio che ti viene da dentro perché sei corrotto moralmente, ecco, si ripresenta. Un esempio banale è che in spagnolo il termine per la prostituta viene dal verbo puto, che significa puzzare. Quindi appunto c'è questo gioco un po' di su questo doppio livello percettivo e morale. Lo scivolamento dalla categoria percettiva alla categoria morale ovviamente spesso non è per niente giustificato, è una rappresentazione che si fa di un certo gruppo o di un singolo individuo a fine appunto di tirare su un muro. Quando mi è stato chiesto di provare a ragionare sul rapporto tra gusto e politica, sarà per una mia personale deviazione, non so per cosa, ma francamente sono venuto subito a mettere cucina delle feste dell'unità. Nel senso che quelli sono stati un po', come dire, il luogo partendo dalla. L'immaginario, per certi versi positivo, ma al di là come dire, della partenza politica, ma in qualche modo, o delle feste di partito, chiamiamole in generale, di quei luoghi in cui la politica si incontra automaticamente col cibo, nel senso che poi molto più spesso il cibo che viene preparato è il motivo per andarci, poi tutto il resto arriva dopo. In realtà, se andiamo a scavare in profondità, scopriamo cose incredibili. Pensiamo intanto a quello che, come dire, al ruolo che la politica può avere nell'affrontare la mancanza di cibo, non tanto l'abbondanza di cibo, cioè il rapporto che può esserci anche tra fame e politica, ovvero al fatto che forse la politica dovrebbe essere lo strumento attraverso il quale tutte quante le persone hanno accesso al cibo, o mangiano normalmente, o
come dire, migliorano la loro qualità della vita e quindi anche il loro accesso ai beni di prima necessità, come ai beni alimentari. E il cibo e la politica è anche, almeno in un altro pezzo di immaginario, è lo scambio, è anche il voto di scambio, è anche il pacco di pasta in cambio del voto, o come dire, l'aiuto più becero, il tentativo di andare avanti. Cioè l'uso del gusto del cibo nel tentare di definire l'identità. Anche qui, se noi pensiamo a quello che è la costruzione delle identità locali e della coscienza di appartenenza a un dato luogo attraverso il cibo, scopriamo una serie di questioni incredibili. Le identità locali, le comunità locali riescono ad affermare la loro esistenza e anche la loro essenza politica attraverso alcuni piatti, alcune produzioni, alcuni cibi. In alcuni casi diventano lo strumento di scambio, lo strumento attraverso il quale si dialoga con l'altro, quindi il cibo diventa il primo modo di conoscere un'altra regione, un'altra città, un altro stato, oppure può diventare esattamente nel modo opposto la barriera attraverso la quale non comunicare o non far comunicare, non far arrivare il nostro essere agli altri. Mi veniva in mente, ad esempio, diciamo, i campi dove vengono coltivati i prodotti come dei luoghi di potere, se ad esempio prendiamo in considerazione il fatto che le potenze coloniali imponevano una determinata cultura che spesso diventava monocultura con delle conseguenze economiche di rilievo su queste zone anche nel lungo periodo. Ogni popolazione attraverso le attività che vengono attuate sul territorio crea un panorama olfattivo. Il sensorium, l'ha definito McLuhan, conosce probabilmente con altre cose, il sociologo canadese, il sensorium di una società non è per nulla naturale, cioè non c'è nessuna motivazione per cui noi dobbiamo per forza classificare i sensi 5 facoltà sensibili e non 6 o 4 o 20, non c'è, risale a una classificazione che risale ad Aristotele, come tutte le classificazioni molto Aristotele sono pure moriche, e soprattutto non c'è nessun motivo per cui dobbiamo stabilire una scala gerarchica tra i sensi così rigida. Appunto ci sono società in cui l'uso dei sensi è molto diversificato a seconda dei contesti. La conservatoria ha cominciato, come diceva prima, a lavorare sul tema dei mercati, creando prima battuta un gemellaggio tra Torino e Porta Palazzo, la Boccheria di Barcellona, avendo come idea che ci fosse una serie di realtà di aree metropolitane in giro per l'Europa che tentavano in qualche modo di difendere e di valorizzare le aree mercatali. Con la convinzione che le aree mercatali hanno almeno, come dire, quattro funzioni. La prima, che è quella più ovvia, più normale, è quella di essere luogo di arrivo e quindi di vendita, diciamo così, dei prodotti locali, quindi anche il luogo che mette in contatto le aree agricole attorno alla città e la città stessa. Il problema mostra come la borghesia nel Settecento in Francia fa nascere questa distinzione tra una parte della società deodorizzata, quindi dove deodorare vorrebbe dire eliminare gli odori, no? non coprire con un altro odore, quindi tra una parte della società deodorizzata e una parte invece di società che utilizza gli odori, che siano buoni, e qui è l'aristocrazia, usava i profumi molto costosi e la borghesia nascente diceva no, noi non li usiamo questi profumi che sono solo un segno di decadimento che si lega alla classe aristocratica. E ovviamente il segno di distinzione più forte era nei confronti della massa popolare.